focus della settimana con Pietro Pacello, dedicato al Bitcoin, e questo è l'argomento che vogliamo trattare insieme a voi e insieme appunto a Pietro: la grande resistenza che ostacola la ripresa. Allora, lascio a te la parola sul Bitcoin. Partiamo con il raccontare lo stato, qual è lo stato di salute della prima cripto, e naturalmente qual è la grande resistenza che ostacola la ripresa, cioè, insomma, che cosa ti aspetti per il Bitcoin, appunto. Allora, premessa doverosa, il Bitcoin negli ultimi mesi ha mostrato una palese correlazione o identità di movimenti con i mercati azionari, in particolare diciamo che è abbastanza sensibile a quello che succede sul Nasdaq. È percettibile il fatto che tenda a rimbalzare chiaramente in maniera più o meno eclatante come Bitcoin fa. Quando c'è un po' di positività sulle borse, idemedicasi, quando le borse decelerano, rilascia sul terreno tutto quello che ha faticosamente guadagnato. E questa è la caratteristica che ne contraddistingue il movimento del 2022. È abbastanza evidente questa correlazione che storicamente in passato oggettivamente non c'era. Quello che mi ha colpito qualche giorno fa, ed erano appunto dei livelli di prezzo molto significativi che abbiamo raggiunto in prossimità, e quindi da qui la correlazione di cui parlavo, con una fase di rimbalzo acuta dei mercati azionari, che quando i mercati azionari, fino a qualche giorno fa, tiravano su molto bene, il Bitcoin si è portato e si è avvicinato abbastanza evidentemente alla sua resistenza dinamica del 2022, chiamiamola in questo modo, perché sostanzialmente a cavallo dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno si è realizzato il nuovo record storico del Bitcoin. Poi è iniziata una doverosa, direi, fase di decelerazione, che all'inizio era sicuramente strutturale e fisiologica. Dopo questa decelerazione si è realizzato un nuovo massimo relativo significativo in zona 48.000, e la cosa che mi ha colpito per la coincidenza temporale con il rialzo delle borse, e quindi anche la discesa successiva non mi sorprende, è che quando le borse hanno realizzato il picco del rimbalzo recente, il Bitcoin ha centrato questa resistenza di cui vi sto parlando. È abbastanza regolare e preciso nelle sue movenze. Questa è la resistenza che appunto trae origine dal massimo storico e dal secondo massimo relativo 2022, e come potete notare, qualche giorno fa, prima che le borse scendessero, appunto, l'ha centrata nuovamente. Quindi mi sembra che in futuro, sia per chi ama come me l'analisi tecnica, sia per chi magari la utilizza in maniera parzialmente, come dire, approfondita, vada monitorata con estrema attenzione questa resistenza. È un po' come dire, il guado del mercato, no? Se non si va al di sopra della stessa, teoricamente siamo in pieno downtrend con massimi e minimi decrescenti, continuiamo a scendere. Io sono un analista tecnico, non sono un appassionato delle cripto. Le compro se penso che salgano, le shorto se pensa che scendano. In questo momento non comprerei perché, nonostante teoricamente abbiano un buon appeal, perché teoricamente si dice il prezzo è molto basso, è pur vero che mi sembra che nessuno le stia comprando. La cosa che mi spaventa un attimino è che, se mi è chiaro il punto di innesco long, che equivarrebbe a una chiusura settimanale sopra area 23.000, quindi secondo me con una chiusura settimanale sopra area 23.000 si interrompe questa dinamica discendente e bisogna probabilmente andare long con una discreta decisione. Quello che mi spaventa invece è lo scenario alternativo. Perché? Perché se ci avete fatto caso negli ultimi tempi stiamo cercando di mantenere un livello che per molti è poco significativo, e invece fu il primo record significativo del Bitcoin del dicembre del 2017. Stiamo ballonzolando pericolosamente, va detto, in zona 19.500-19.600, che a livello squisitamente grafico trova appunto un riferimento in questa precedente situazione. Purtroppo, stante anche la debolezza dei mercati azionari, rischiamo di violare al ribasso questa soglia. Una violazione porterebbe a una decelerazione ancora più violenta, con obiettivo area 14.000. Quindi bisogna stare molto attenti alla dinamica attuale. Sarebbe teoricamente propedeutica anche a una riaccumulazione rialzista, allorquando il mercato dovesse riuscire appunto a riportarsi sopra i livelli di 23.000 chiusura settimanale. Ma qualora ciò non succedesse, e soprattutto, stante la correlazione attuale, qualora i mercati azionari continuassero a scendere, beh, non sarebbe da escludere un rapido approccio in zona 14.000. E lì poi evidentemente magari avremo modo di collegarci e di riaggiornare la nostra analisi. Questo è quello che vedo. Al di là degli obiettivi ribassisti,
A me piace molto considerare l'estrema validità, anche perché credo che oramai questa trend line l'abbiano tirato tutti, di questa trend line di resistenza, alla violazione della quale evidentemente sarebbe logico attendersi una price action molto violenta verso l'alto. Okay. Fino ad allora è meglio starne alla larga o lavorare teoricamente al ribasso. Ok, beh, in linea generale tu hai detto una frase, no? Che poi segue un po' l'andamento dei mercati azionari, ci siamo un po' staccati da quella ipotesi, no? Che vedeva probabilmente il ricorso alle criptovalute proprio in caso, sai, no? Si è parlato più volte anche di bene rifugio per il Bitcoin, ora sembrano quasi tempi lontanissimi ormai, no? Stando allo stato attuale delle cose, Pietro, però appunto si pensava che in qualche modo il mondo cripto con una normale evoluzione potesse essere, fare un po' da contraltare da questo punto di vista i mercati azionari, i mercati tradizionali. Oggi non è così, però è anche vero che oggi appunto lo scenario è indubbiamente molto particolare, ecco, diciamo che stiamo assistendo a uno stravolgimento generale, no, delle cose. Pietro, cosa ti senti di dire a questo proposito? Ma mi faccio qualche nemico, e nel mondo cripto ne ho già tanti, perché la verità è, mi sembra che proprio grazie alle presenze che ho con voi, ne abbiamo parlato più volte, è che il destino delle cripto, del Bitcoin in generale e delle altre in particolare, è stato proprio la negazione di quelle che teoricamente erano le loro caratteristiche, la decentralizzazione, l'anonimato e via dicendo. Abbiamo detto, quante volte, ma noi l'abbiamo detto, si è normalizzato, è diventato uno strumento finanziario come gli altri, un grafico come gli altri. Di decentralizzato c'è ben poco, lo dimostra anche l'ultima operazione su Ethereum. Esatto, avrei chiesto, poi ne parlerò, però anche questa operazione di Ethereum potrebbe, come dire... È una rivoluzione, ma anche se vogliamo sul tema dominante, anche una involuzione sotto certi punti di vista. Quindi io vedo che questo mondo e fenomeno si sta normalizzando. La normalizzazione di un fenomeno è la fine del fenomeno stesso. Quindi in questo momento, che vi piaccia o meno, cari bitcoiners, questo è un grafico che sale e scende seguendo, nella stragrande maggioranza dei casi, le regole ordinarie di mercato. Non è più anonimo, perché se frequentate un attimino i social più diffusi sulle cripto, la maggior parte di coloro che fanno domande le fanno per sapere come pagare le tasse sui bitcoin o le cripto che hanno, il che evidentemente fa scomparire questo concetto, anche in questo caso, di decentralizzazione, quindi una normalizzazione in termini assoluti. E questa è la fine di questo mondo, una fine peraltro decretata anche da un altro fenomeno. È un mondo che non fa sognare più, almeno su Bitcoin, o meglio, non faceva più sognare, perché sognare con un Bitcoin a 68.000 voleva dire davvero ipotizzare che andasse a 1.000.000. È certo. Anzi, è inverosimile. E questo ha anche decretato il fatto che chi ha voluto sognare ha abbandonato la cripto primaria perché costava troppo, è andato a cercare progetti alternativi che sono miseramente falliti, perché hanno tutti degli schemi Ponzi o delle truffe più o meno ben camuffate. Quindi, e mi faccio tanti nemici, ma spero anche di aprire gli occhi a qualcuno, questo oramai è un mercato ordinario. Ma sai, ordinarie, esatto. Conseguentemente dovete leggerlo in questa maniera. Non, sì, poi sicuramente qualche nemico te lo farai, ma fa parte del gioco, abbiamo tutti dei nemici, ma a prescindere, insomma, in questo caso è un dato di fatto, cioè abbiamo assistito effettivamente a un cambiamento proprio anche di rapporto, no, con, come dire, con il Bitcoin. Poi questo non significa che una persona non sia libera di reputarlo in un modo o nell'altro, un po' come funziona per tutti gli asset, Pietro, però sicuramente la situazione è cambiata.